Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi nuovo video haul. Ebbene sì, ho fatto di nuovo shopping in questi giorni. So che avete visto già un video haul martedì, però questo è dedicato al fashion, all'abbigliamento. Sono stata da Zara, H&M, Bershka, ho preso un po' di cosine. Poi vi mostro anche alcune cose che mi sono arrivate. Quindi direi di partire subito. Come prima cosa direi di partire da Daniel Wellington, che mi ha mandato un nuovo orologio con il suo bracciale in abbinato, che adoro, mi piace un sacco. Tra l'altro hanno cambiato anche la confezione, la scatola adesso è fatta in questo modo e si apre così proprio sotto forma di scatolina, mentre prima invece era a calamita, si apriva in questo verso. Comunque ho scelto questo orologio, il Classic Black. Questo è il quadrante 40 mm che effettivamente è per un polso da donna, è un po' troppo grande forse, però sono gusti. A me piace tantissimo il quadrante così grande e stavolta l'ho scelto con la ghiera argento. Ce l'ho già con la ghiera rose gold, però stavolta ho preferito stare su un orologio con i dettagli in argento. Mi piace tantissimo, sapete quanto io ami gli orologi di Daniel Wellington, sono fatti molto bene, sono degli orologi molto classici, eleganti, raffinati e mi piace sempre indossarli con qualsiasi tipo di outfit. E insieme all'orologio, come vi dicevo prima, mi hanno mandato anche il suo bracciale in abbinato, sempre confezionato nella sua scatolina, che trovo veramente graziosa, con la scritta al contrario, Daniel Wellington in oro. Questo è in taglia S ed è perfetto per il mio polso. Se avete un polso piccolino, la taglia S è perfetta, altrimenti c'è anche la taglia più grande, la taglia media, S o M se non ricordo male. Poi sul bracciale rigido c'è anche la scritta Daniel Wellington incisa e abbinato all'orologio, lo trovo davvero molto molto elegante, mi piace un sacco l'abbinamento dell'orologio con il suo bracciale. Guardate che bello, magari faccio anche una ripresa più da vicino. Utilizzo un sacco gli orologi in questi ultimi anni, prima non ero solita portarli, invece da quando ho ricevuto il mio primissimo Daniel Wellington, ricordo, ho iniziato ad utilizzarli tantissimo, cioè tutti i giorni. Ora non posso più uscire di casa se non ho l'orologio al polso perché mi sento vuota. Tra l'altro ho anche un codice sconto per voi del 15% già da Xmas, ve lo lascio scritto sia qua sopra in sovrimpressione che anche qua sotto nell'info box. Adesso arriva il periodo di iniziare insomma a prendere i regali, perché se sta avvicinando il Natale io non vedo l'ora che arrivi Natale, non vedo l'ora di andare ad acquistare tutti i regalini, sto già pensando cosa regalare alle varie persone a me care. E questo è sicuramente un regalo perfetto se volete regalarlo anche magari per voi stesse, autoregalarvelo o regalarlo al vostro fidanzato, alla vostra mamma, alla vostra sorella, alle vostre amiche, o al 15% di sconto che potete usufruire fino alla fine dell'anno. Poi passiamo a Zara. Da Zara come prima cosa ho preso questo vestito che ho già indossato, infatti non c'è più il cartellino. Questo l'ho preso in taglia S e l'ho pagato, se non sbaglio, 39,90, 49,90. Forse 39,90, comunque trovate il link sul mio profilo 21 Buttons. Se ancora non mi seguite vi lascio il link qua sotto. Comunque è un vestito che mi è piaciuto molto perché è metà bianco e metà nero. Solitamente in inverno io compro quasi sempre vestiti scuri e il contrasto bianco e nero mi è piaciuto molto. È bianco nella parte davanti, cosa che preferisco, mentre la gonna nella parte alta, mentre la gonna invece è tutta nera. In vita resta leggermente un pochettino più aderente, poi la gonna cade a campana. La cosa bella di questo vestito che mi è piaciuta molto è che dietro c'è questa specie di mantellina, c'è questa mantella perché effettivamente non ci sono le maniche. Mi piace molto, mi piace un sacco indossato e questo l'ho indossato con un paio di stivali che vi faccio vedere dopo perché non sono di Zara. Poi sempre da Zara ho preso questo maglioncino che ancora non ho utilizzato, infatti qua posso dirvi il prezzo esatto, l'ho pagato 29,95, l'ho preso in taglia S, c'era di diversi colori, anche color nocciola e forse anche grigio. Il tessuto è morbidissimo, un maglioncino veramente super morbido. Io l'ho preso nero, così lo sfrutterò anche per andare a lavorare. Davanti sembra abbastanza semplice, però dietro ha questo fiocchetto sulla schiena. Questo nastrino insomma bianco per fare il fiocchetto sulla schiena, che vabbè adesso non c'è, però avete capito. Mi piace molto un sacco anche questo indossato con dei leggings, dei leggings in pelle o anche dei jeans skinny, molto molto bello. Su ASOS invece ho preso questi stivali altissimi, arrivano fin sopra il ginocchio, li ho scelti neri, ma c'erano anche, cioè in questo modello c'erano soltanto neri, però se andate sul sito di ASOS nella categoria scarpe li trovate anche magari di altri colori. Adoro questi stivali, li ho già messi un sacco di volte, mi piacciono molto perché arrivano, sono veramente altissimi, arrivano sopra il ginocchio,
c'è poi l'elastico che resta dietro, volendo potete fare anche un fiocchettino e serve insomma per regolare, insomma si regola in base alla grandezza della vostra gamba, altrimenti scivola lo stivale. Li adoro, davvero li adoro, mi piacciono un sacco, sono comodissimi perché appunto li ho scelti con pochissimo tacco, come potete notare, ma ci sono volendo anche più eleganti, diciamo, con un bel tacco. Però sono partita con lo stivale basso, che amo davvero, mi piace un sacco, mi piace abbinarlo sia con dei vestiti ma anche con dei jeans skinny o con delle minigonne, perché veramente coprono quasi tutta la gamba, quindi non sentite neanche troppo freddo. Ad esempio questi li ho indossati con il vestito che vi ho fatto vedere prima di Zara, senza calze, faceva freddo, però in realtà non avevo troppo freddo le gambe, proprio perché fin sopra le ginocchia ero completamente coperta da questi stivali che adoro. Vi lascio il link sotto nell'info box se vi possono interessare. Sul sito di Shein invece ho scelto questo maglioncino molto oversize, è di questo colore grigio chiaro che mi piace un sacco. La cosa molto bella di questo maglione, a parte che tiene caldissimo, è che c'è questo girocollo super abbondante che scalda tantissimo la parte del collo. Si può portare sia in questo modo oppure anche intorno alle spalle, quindi piegandolo maggiormente. Faccio vedere, non so se riuscite a capire, così è però molto molto corto, è quasi effetto crop top diciamo, però mi piace un sacco, mi piace abbinato ai jeans skinny a vita alta e mi piace il fatto che sia appunto bello morbido, super ampio e con questo girocollo veramente enorme. Non avevo neanche un maglione fatto in questo modo con il collo così abbondante e lo sto davvero amando. E l'altro capo che ho scelto sul sito di Shein è questo pellicciotto che adoro, mi piace un sacco per tre motivi: perché ci sono le perle, quest'anno vanno un sacco di moda le perle, è tutto, non so se riuscite a vedere, è pieno di perle. Poi è morbidissimo, tiene molto caldo, è veramente super morbido. Non pensavo che fosse così di qualità, perché comunque sono sempre siti asiatici, non sempre si trovano delle cose interessanti, delle cose di qualità, invece questo è fatto veramente benissimo. E poi mi piace perché è rosa. E quindi queste tre cose, le perle, il rosa e il fatto che sia così morbido, adoro, 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 davvero mi piace un sacco. Questo l'ho preso in taglia S, mentre invece il maglioncino era taglia unica. Adesso invece passiamo a Bershka. Ho preso questo maglioncino di questo color carta da zucchero che adoro, mi piace un sacco. Questo l'ho indossato anche in uno dei video precedenti, che magari vi lascio qui nelle schede se volete vederlo indossato. E in tantissime su Instagram mi avete chiesto dove avessi acquistato questo maglioncino, perché anche voi ve ne siete innamorate. Questo l'ho preso in taglia S e l'ho pagato 17,99. C'erano tantissimi altri colori, infatti l'ho preso anche rosa, dopo ve lo faccio vedere. Tiene un sacco di caldo. Poi mi piace il fatto che sia tipo così un po' effetto pelo, diciamo, leggermente peloso, ecco. E un'altra cosa che mi piace è la manica, perché ha l'elastico al polso, però poi resta super ampia, guardate, tipo effetto palloncino, adoro questa cosa. E poi questo colore davvero mi piace tantissimo. E non contenta, ne ho preso un altro dello stesso colore, l'ho preso rosa, questo ancora non l'ho utilizzato. Cioè guardate che spettacolo, che meraviglia, se non sbaglio c'era anche giallo, bianco, forse nero, grigio, insomma c'erano davvero tanti colori. Questa è nuova collezione, quindi potete trovarla sicuramente ancora. Se vi può interessare c'è anche la taglia più piccolina, la XS. Cioè guardate che bellezza, li amo tutti e due, però forse mi piace ancora di più l'azzurro, perché è un azzurro molto particolare. L'ultima borsina e poi abbiamo finito con questo video haul è di H&M, ho preso anche qua un po' di cosine. Ho preso questo maglioncino color rosa antico, anche questo colore mi piace molto, ho preso la taglia XS, l'ho pagato 19,99. Ho preferito prendere la taglia XS perché comunque non è un maglione aderente, quindi non volevo neanche che fosse troppo enorme, troppo grande, quindi ho preferito prendere la taglia più piccola. E un'altra cosa che mi piace è che tutti questi glitter argento e rose gold, e sono perfetti secondo me per il periodo che sta arrivando adesso, il periodo natalizio, infatti nei negozi ci sono un sacco di cose adesso con i glitter, con le paillette, proprio super a tema natalizio. Poi ho preso questa gonnellina in simil pelle, questa l'ho presa in taglia 36, l'ho pagata 19,99.
resta stretta in vita e poi cade a campana bella morbida. Anche questa non vedo l'ora di vederla indossata con gli stivali che vi ho fatto vedere prima di ASOS. Secondo me stanno veramente benissimo, non avevo una gonnellina in similpelle e quindi l'ho vista, mi è piaciuta e l'ho presa. Ho preso questa fascia per capelli intrecciata, questo nodo sul davanti, questa l'ho pagata 5,99, se non sbaglio c'era anche nera, non ne sono sicura ma mi sembra di sì. Io l'ho presa rosa, adoro rosa quest'anno, non so perché ma adoro il rosa, l'ho presa rosa e infatti non contento ho preso anche questa cuffia, non è proprio rosa però ci siamo vicini. Una cosa che mi piace un sacco di questa cuffietta è che ha i glitter, non so se riuscite a vedere, e poi ci sono le ciglia alla Ferragni, mi piacciono molto. Questa l'ho pagata 7,99€, la trovo davvero graziosa. Quando poi è arrivato il momento di pagare ed ero in cassa, ho visto questo portachiavi super peluscioso con le orecchiette. Ovviamente l'ho preso rosa, ma c'era anche nero e bianco. Questo l'ho pagato 5,99 e ho intenzione di utilizzarlo o per le chiavi di casa oppure per le chiavi della macchina. Non lo so, però adoro i portachiavi abbastanza appariscenti, ingombranti, così almeno riesco a trovare più facilmente le cose nella borsa, perché altrimenti è un casino, perché è sempre piena di cose. E poi ho preso questa mascherina per gli occhi, appena l'ho vista ho detto no vabbè, la devo prendere, troppo bella, troppo simpatica con l'arena e anche le sue orecchiette. È perfetta. Poi si abbina tantissimo con le calze che ho preso da Primark, che vi ho mostrato nel video precedente, se ancora non l'avete visto ve lo lascio qui nelle schede. Questa mascherina l'ho pagata, non c'è neanche scritto, non lo so, non mi ricordo, comunque la trovo super super carina, super adorabile. E nulla, vi ho fatto vedere tutte le cose che ho preso in queste settimane per quanto riguarda la categoria fashion abbigliamento. Io spero che il video vi sia piaciuto, metto sicuramente i link di tutte le cose che vi ho mostrato qua sotto nell'info box, magari anche con le rispettive taglie se volete farvi un'idea un pochettino più chiara. Se vi piacciono i video haul e volete vederne altri, mi raccomando mettete un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un mega bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!